Bene, dopo aver analizzato il contenuto della settima lettera di Platone, vediamo i riferimenti alle famose dottrine non scritte. Infatti, in questa lettera, Platone, riferendosi al fatto che il giovane tiranno Dionisio si vanta di essere un valente e navigato filosofo, afferma chiaramente che la via alla filosofia è una strada, un percorso molto lungo, non affatto facile e non alla portata di tutti. Lo stesso Platone ribadisce il fatto che non ci sarà mai un suo scritto sulle cognizioni più profonde, ossia sui principi primi, come invece ha fatto Dioniso il Giovane riferendosi alle lezioni di Platone e dei suoi seguaci. Così afferma Platone, su di esse, sulle cognizioni massime, non ci sarà né vi sarà alcun mio scritto. Così afferma in maniera perentoria il filosofo ateniese. Non ci saranno trattati, anche perché queste verità, per poterle comprendere, non vanno memorizzate, bensì interiorizzate nell'anima dopo lunghe discussioni. A questo punto va precisato che le opere di Platone, ossia i dialoghi che ci sono stati tutti tramandati, sono tutti arrivati, costituiscono una sorta di pubblicazioni divulgative, ossia per il grande pubblico, ed erano chiamate esoteriche. Mentre le dottrine dell'Accademia, che vertevano intorno al bene, lezioni intorno al bene, erano riservate ai soli membri dell'Accademia platonica ed erano denominate esoteriche, i contenuti delle quali è stato un allievo di Platone, Aristotele, a scriverne in maniera molto approfondita nel primo libro della Metafisica. E ricordiamo qual era lo scopo dell'Accademia di Platone. Lo scopo, va ricordato, consisteva nel formare dei veri uomini politici che dovevano agire, insomma, per il bene della polis, tenendo presente i principi primi, l'uno e la diade. In questo senso, Platone, fondando l'Accademia, si rifà in sostanza ai pitagorici, che fondarono una scuola intesa come confraternita, come gruppo che viveva secondo determinate regole. Filolao fu il pitagorico che per primo pubblicò delle opere. Tuttavia si tratta di opere divulgative, proprio perché i tratti principali, i punti salienti, erano rigorosamente riservati ai soli membri.